Oggi vogliamo presentare il corso di biotecnologia dell'Università del Piemonte Orientale, che si propone di formare dei professionisti in ambito biotecnologico in grado di spendere le loro conoscenze sia nelle biotecnologie mediche sia nelle biotecnologie farmaceutiche o industriali. Il corso si articola in 3 anni. Al primo anno vede le discipline base quali matematica, fisica, chimica e la biologia. Al secondo anno le discipline biologico-molecolari come biochimica, patologia e fisiologia. E al terzo anno prevede 2 indirizzi che sono rispettivamente il biotecnologico medico e il biotecnologico chimico-farmaceutico. Il corso è ad accesso libero ma limitato a 600 iscritti. In questo modo il numero degli iscritti è commensurato alla disponibilità di aule, alla dimensione del corpo docente e alle attività di laboratorio previste dal corso. Le attività didattiche si svolgono presso il campus Perrone o la sede di Via Lanino e le attività di laboratorio si svolgono invece presso i laboratori o della scuola di medicina o del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Punti di forza del corso sono i laboratori che si articolano su tutti e 3 gli anni di corso, la presenza di un corpo docente relativamente giovane e la possibilità di essere esposti a un ambiente multiculturale e multidisciplinare nello spirito dell'Open Campus UPO. Tra gli studenti che giungono alla fine del corso di studi, la maggioranza, più del 90%, si dichiara soddisfatta del corso di studi, fatto confermato anche dall'osservazione che molti di loro proseguiranno poi gli studi presso lauree magistrali dell'UPO. Ulteriori informazioni per il corso possono essere reperite sul sito della Scuola di Medicina, negli incontri periodici di formazione che l'UPO e il corso organizzano e contattando il corpo docente, in particolare me, gianluca.baldanzi@uniupo.it.